Ci sono gli animali, un piccolo laghetto, gli antichi mestieri, la sacra famiglia e gli angeli nel presepe vivente organizzato nella parrocchia di Santa Flavia dalla comunità parrocchiale e sono proprio i giovani protagonisti dell'iniziativa che, oltre a quello di stasera, prevede un ultimo appuntamento, il 6 gennaio. Noi abbiamo circa 30 ragazzi che si sono prestati per animare il presepe vivente, facendo i figuranti, ognuno con il proprio mestiere e non soltanto questo, anche a livello organizzativo e pratico, anche loro hanno dato una mano nel realizzare tutto questo. Durante il presepe vivente viene anche data la possibilità ai presenti di effettuare visite guidate nella chiesa e in alcuni locali del santuario della Madonna di Fatima, ex monastero benedettino. Diamo questa occasione anche per rendere la parrocchia più vicina alle persone. È un monastero benedettino, il più delle volte sconosciuto anche agli stessi parrocchiani. Ecco che abbiamo colto l'occasione per aprire le porte a tutti. Tra le diverse postazioni ce n'è una anche dedicata ai bambini per dare loro la possibilità di scrivere delle letterine. Una tra queste, la più importante, è il 6 con la rappresentazione della venuta dei magi, dove i bambini porteranno le loro letterine, verranno lette e verrà dato loro un piccolo presente.